Sei stato pagato, Berto? Naturalmente. Spicciati che dobbiamo scendere a terra e darci alle orge scolacciatissime. Certo. E tornerete senza una lira. Ma ci facciamo un'esperienza. E tu non vieni a terra con noi? Sì, prima finisco di leggere il giornale. Che cosa c'è di nuovo? Questo. C'è la storia di uno che è partito con niente da casa sua e in un anno ha guadagnato $1,000,000. $1,000,000? Che mi ha fatto? Con sagge ed oculate speculazioni. Proprio come vi sto predicando da più di 2 anni. Se mi aveste dato retta, a quest'ora avreste $2,000,000. Ha ragione, sono già 2 milioni che ci sta dicendo che se avessimo voluto, avremmo potuto benissimo avere 2 anni. Se noi gli avessimo dato i nostri soldi, lui li avrebbe spesi in saggi occultati speculamenti. Dico bene, Finn? Esatto. È un peccato, ma ormai è troppo tardi. Non è mai tardi per i furbi. Siete stati pagati stamattina e potete cominciare da oggi. Perché non fate quello che vi dico io? Voi mettete i soldi, io li investo per voi e sarete milionari prima ancora di poter dire cotica. Cosa ne dite? È un affare splendido. Cosa ne dici, George? Va bene anche per me. Cosa ne dici, Finn? Non so che aspettate. Va benissimo. Ciao, Joe. E che qui, Dolore. Hai visto i miei soldi? Li lascia sempre qui dentro il berretto. È l'unico modo per non perdere... Che bellezza! Saremo milionari! Oh. Ma le cotiche che cosa c'entravano quando... Non lo so. Io non posso digerirle. 180 bigliettoni. Sono proprio fiero di voi. Questa sì che si chiama decisione. Siamo tipi in gamba. Vorrete qualche spicciolo da spendere a terra, suppongo. Sì, capisco l'economia, ma d'altra parte avete anche il diritto di divertirvi, eh? Volete qualche cosa, no? Mm-hmm. Adesso ci pensa l'amico. Ecco, vi do tutto $1. Un dollaro? C'è proprio da divertirsi con $1. Vi divertirete di più quando sarete milionari. Ha ragione lui. Oh, devi poci ne ricevute dei soldi. Oh, è quello che volevo fare. Sono lieto che abbiate questo senso degli affari. Dunque. Ricevo $180. Ecco fatta la ricevuta. Adesso firmate qui. Beto. Odi. George Laurel. Punte virgola. Grazie. E ora, mentre voi dormite, lavoro io. Sei contento? Ma una cosa dovete promettermi. Che cosa? Che non verrete a chiedermi i soldi indietro. Mio caro amico, per noi due un impegno è un impegno. Sei tu che devi prometterci che non ci riderai mai indietro. Ve lo prometto. Ti prego, un po' di caffè. E volente. Vi fate bello per andarvene a terra, eh? Avete ordini? Come? Ah, sì. Chiama quelle marmotte, Bert e Giorgio, tutte bene, e due. Bene, capitano. Ehi, voi due! Il nostromo mi ha detto di dirvi che il capitano vuol vedervi subito! Va bene, caro navigante, veniamo subito! Andiamo, scemo! Addio, Finn! Ciao! Salve! Aspettate un minuto! Ho preso una camera dalla signora Pallini in via Titina. Se vi trovate a corto di soldi, venite a passare la sera da me! Va bene, salute! Addio!